Benvenuti anche oggi sul mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere come realizzare questa borsa con questo punto onda molto semplice da realizzare. Io ho scelto questa lana sfumata proprio perché con questo punto si adattava benissimo. Vado, vedete, ad agganciare dei manici, quindi nel dettaglio passo passo vedremo come agganciare in questa maniera i manici e in più useremo il fondo 30x10. Quindi è un lavoro abbastanza semplice da realizzare, ma allo stesso tempo anche meticoloso, visto che bisogna alternare un conteggio di punti. Detto questo, passiamo nello specifico ai materiali e al tutorial. Andiamo ad usare due gomitoli da 100 grammi del filato onda, della Filati 3 Sfere, un kit fondo 30x10 e coppia di manici da 60 cm con il foro, 4 viti per i manici e uncinetto numero 4. Andiamo ad iniziare il nostro tutorial con il nostro fondo 30x10 forato e la lana onda in doppio filo e lavoro con uncinetto numero 4. Prima di iniziare la lavorazione vado a tagliare, vedete, con il feltro la base del fondo. La vado a tagliare, vedete, pari pari così, ok? Questo lo facciamo prima in modo che dopo dobbiamo soltanto andare a fissare i pannelli per la nostra fodera. Per questo tutorial vi metto il link sia nel box informazioni che nella scheda finale, nella pagina finale del tutorial. Iniziamo. Io ho un totale di 56 fori. Volendo un multiplo di 8, vado a mettere due maglie basse in ogni punto, perché noi abbiamo bisogno di un multiplo di 8. Quindi entro all'interno e inizio ad agganciarmi in questa maniera qui. Lavoro il primo e ne lavoro un secondo all'interno dello stesso foro. Entro nel prossimo foro, carico il filo e lavoro una maglia bassa. Entro nello stesso foro, carico i fili e lavoro un'altra maglia bassa. Quindi in ogni foro due maglie basse. Entriamo, carichiamo i fili e chiudiamo la maglia bassa. Di nuovo entriamo, carichiamo i fili e chiudiamo a maglia bassa. E lavoriamo in questa maniera qui per tutto il nostro fondo. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto dove ho lavorato le ultime due maglie basse. Adesso nell'ultimo punto, vedete, quindi sarei il primo che abbiamo lavorato, entriamo e lavoriamo un'altra maglia bassa. In questa maniera qui abbiamo 112 maglie basse, quindi io posso andare a fare il mio multiplo di 8. Quindi assicuratevi di avere 112 maglie basse. Adesso entro nella prossima, vedete, in coste e lavoro una maglia bassissima e qui vado a lavorare una catenella. Su questa catenella metto un marcapunti. Questa è la prima maglia della lavorazione. Allora entro nel prossimo, filo sull'uncinetto e lavoro la seconda maglia mezza alta. Lavoro una terza maglia mezza alta, una quarta, una quinta. In coste, vedete, cioè io entro al centro, prendo solo la solina interna e lavoro la sesta. Lavoro la settima e lavoro l'ottava mezza maglia alta, sempre in coste. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mezze maglie alte.
Adesso cambiamo la lavorazione e nei prossimi 8 lavoriamo 8 maglie bassissime. Entro sempre in costo, vedete, sempre così, lavoriamo morbido e lavoriamo la prima maglia bassissima. Entro nel prossimo, sempre in costo, vedete, e lavoro la seconda maglia bassissima. La terza, la quarta, la quinta, sesta, settima e ottava maglia bassissima. Ed ecco, vedete come si presenta la lavorazione. Adesso cambiamo e lavoriamo 8 mezze maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, sempre in costo, vedete, lavoriamo 8 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie mezze alte. E adesso cambiamo di nuovo la sequenza, 8 maglie bassissime, quindi 1, entriamo sempre in coste, 1, sempre in coste, vedete, al centro, così, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie bassissime. Come potete vedere, la sequenza sarà sempre così: 8 mezze maglie alte, 8 maglie bassissime, 8 maglie mezze alte, 8 bassissime. E andiamo a proseguire in questa maniera qui fino al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, alla fine abbiamo da lavorare l'ultima sequenza di 8 maglie bassissime. Quindi lavoriamo le 8 maglie bassissime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guardate bene, 7 e 8, vedete, nell'ultimo punto, quindi 8 maglie bassissime. Dove abbiamo, vedete, il marcapunti, significa che dobbiamo cambiare la lavorazione. Adesso noi andiamo a ripetere sempre le prime due righe, lavorando dove abbiamo le maglie mezze alte, lavoriamo 8 maglie mezze maglie alte. Dove abbiamo la maglia bassissima, 8 maglie bassissime. Dove abbiamo la mezza maglia alta, 8 maglie mezze maglie alte. Quindi adesso io tolgo il marcapunti, qui ho, vedete, le mezze maglie alte, filo sull'uncinetto, entro nella prima ed entriamo lavorando le due asole insieme, quindi non in coste. Quindi qui ho i due punti, entro all'interno e lavoro la prima mezza maglia alta e rimetto il mio marcapunti. Lavoro la seconda, la seconda, lavoro la terza, la quarta,
la quinta, la sesta, la settima e l'ottava mezza maglia alta. Adesso guardate dove abbiamo le nostre maglie bassissime. Iniziamo 1, quindi la prima maglia bassissima, la prima. Entriamo nella seconda maglia bassissima. Qui entriamo in coste, altrimenti abbiamo difficoltà. Quindi nelle maglie bassissime entriamo in coste 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie bassissime. Adesso iniziano le mezze maglie alte e lavoriamo 8 mezze maglie alte, prendendo entrambe, vedete, le asole, quindi qui prendiamo entrambe le asole. Quindi lavoriamo la prima, lavoriamo la seconda, lavoriamo la terza, lavoriamo la quarta mezza maglia alta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava mezza maglia alta. Adesso vedete, noi dobbiamo andare a lavorare le 8 maglie bassissime. Io entro in coste perché con la lana vado meglio. 1, 2, vedete, prendiamo la solina esterna, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie bassissime. E andiamo a proseguire così, vedete? Quindi la lavorazione viene così. Così su ogni punto, quindi le 8 mezze maglie alte le andiamo a lavorare sopra le 8 mezze maglie alte, lavorando delle mezze maglie alte semplici, non in coste. Sulla maglia bassissima entriamo in coste e andiamo a proseguire fino chiaramente ad arrivare al marcapunti. Una volta vedete che abbiamo lavorato le due righe, il risultato è questo. Vedete? Adesso abbiamo lavorato le due righe alla stessa maniera, quindi mezza maglia alta e un'altra riga di mezza maglia alta. Adesso la terza riga andrà a cambiare il punto. Dove abbiamo la mezza maglia alta, lavoreremo la maglia bassissima. Dove abbiamo la maglia bassissima, lavoreremo la maglia alta. Questa volta i punti verranno realizzati tutti in coste. Quindi vedete, io qui ho la maglia bassissima e ho terminato, ho il marcapunti. Dove ho il marcapunti, guardate, ho le maglie mezze alte, quindi andrò a lavorare qui le maglie bassissime. Tolgo il mio primo marcapunti, entro, vedete, in coste al centro, guardate, prendo solo la solina esterna. E lavoro la prima maglia bassissima e rimetto il marcapunti. Adesso entro e lavoro la seconda maglia bassissima, la terza maglia bassissima, sempre in coste, vedete, al centro, prendo la sola esterna e abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie bassissime. In questa maniera qui. Adesso, nei prossimi 8, visto che abbiamo, vedete, le maglie bassissime, lavoreremo 8 maglie mezze alte. Quindi filo sull'uncinetto e iniziamo lavorando la prima maglia mezza alta in coste, quindi anche qui vedete entriamo al centro
del punto e lavoriamo le nostre maglie mezze alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mezze maglie alte in costa. Ed ecco, vedete il risultato che si ottiene. Adesso, di nuovo, qui abbiamo le mezze maglie alte, lavoriamo le 8 maglie bassissime, qui abbiamo le 8 maglie bassissime, lavoriamo le 8 mezze maglie alte e così via, fino ad arrivare al marcapunti. Arrivo, vedete, dove praticamente dobbiamo fare il nostro cambio. La lavorazione si presenta in questa maniera qui. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare la riga dove andiamo a ripetere sulle mezze maglie alte le mezze maglie alte e sulle maglie bassissime le maglie bassissime. Quindi qui ho, vedete, le maglie bassissime, tolgo il mio marcapunti, ho la maglia bassissima, entro e lavoro una maglia bassissima. E metto il marcapunti. Quindi 8 maglie bassissime sulle maglie bassissime, prendendo, vedete, entrambe le asole. Se qui avete proprio delle difficoltà, solo le maglie bassissime potete prenderle anche in costa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie bassissime. Adesso vedete abbiamo le maglie alte. È importantissimo che questa riga venga fatta a maglia mezza alta semplice, quindi non dobbiamo farla in coste. Entriamo, prendiamo entrambe, vedete, le asole e lavoriamo la prima mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, lavoriamo la seconda, vedete, prendiamo entrambe. Lavoriamo la terza, guardate bene. La quarta. La quinta. La sesta, la settima e l'ottava mezza maglia alta. Quindi vedete, questa lavorazione deve venire così perché poi ci aiuterà per l'effetto della borsa. Quindi questa riga va lavorata a maglia semplice, quindi non in coste. Però se abbiamo difficoltà, vedete, con la lana, la maglia bassissima possiamo prenderla in coste. Quindi ho lavorato le 8 mezze maglie alte, dove ho le maglie bassissime, proseguo a maglia bassissima. Quindi 1, 2, 3. 4, 5, 6, 8 maglie bassissime in questa maniera qui. Quindi adesso dove abbiamo le mezze maglie alte, vedete, lavoriamo le mezze maglie alte prendendo entrambe le asole, quindi non prendiamo al centro, ma prendiamo due asole. Così e così per tutta la riga fino ad arrivare al marcapunti. Allora, vedete, io arrivo che ho completato le mie righe dove avevo le mezze maglie alte, ho lavorato le mezze maglie alte, dove avevo le maglie bassissime, le maglie bassissime. Adesso, dopo le due righe, andiamo a cambiare la lavorazione.
Dove abbiamo, vedete, le maglie bassissime, lavoriamo le maglie mezze alte. Dove abbiamo le maglie mezze alte, le maglie bassissime. Quindi tolgo il mio marcapunti, lo vado a mettere dove ho, vedete, l'ultima mezza maglia alta. Entro nel punto dove devo lavorare la maglia bassissima, maglia mezza alta, e lavoro prima una maglia bassissima e poi una catenella. Ovviamente, per non confonderci, io metto anche un altro marcapunti, perché altrimenti ci possiamo distrarre e andiamo a lavorare questo punto che non va lavorato, perché questa è la prima mezza maglia alta. Adesso questa riga deve essere lavorata a maglia in coste, quindi io entro, lavoro la seconda mezza maglia alta al centro, quindi prendo, vedete, solo la solina centrale, vedete, non entro in due ma in una, e lavoro la seconda mezza maglia alta. Entro nel terzo e lavoro la mezza maglia alta. Nel quarto nel quinto punto, nel sesto e nel settimo punto, e infine nell'ottavo punto, vedete, sempre in costa, quindi non prendiamo così ma prendiamo al centro. Arrivo dove ho, vedete, le mezze maglie alte e inizio 8 mezze maglie alte, mezze maglie bassissime, scusate. Quindi ho, vedete, le due righe, la terza la vado a lavorare diversa. Quindi 8 maglie bassissime. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e 8. Quindi, come potete vedere, lavorando in questa maniera qui, è così che viene la lavorazione. Vedete? Adesso andate a proseguire. Qui abbiamo le maglie bassissime e lavoriamo le mezze maglie alte in costa e così via fino al marcapunti. Arrivo, vedete, nell'ottavo punto dove ho il marcapunti. Lo togliamo ed entriamo ovviamente realizzando la nostra maglia bassissima, quindi l'ottava maglia bassissima. Adesso per questa riga dobbiamo andare a ripetere la riga di lavorazione, cioè qui ho le mezze maglie alte, lavoro mezze maglie alte, quindi maglie bassissime, maglie bassissime. Quindi dove ho il marcapunti, vedete, vado a lavorare la prima mezza maglia alta, quindi entro prendendo entrambe le asole, quindi non lavoriamo in coste ma prendiamo entrambe le asole e lavoriamo la prima maglia mezza alta e rimettiamo il marcapunti. Lavoriamo la seconda, vedete, prendendo tutte e due le asole. Di nuovo entriamo e lavoriamo prendendo sempre tutte e due le asole e lavoriamo 8 maglie mezze alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mezze maglie alte. Adesso vedete, qui abbiamo le maglie bassissime. Allora, io per anche questo dovremmo lavorarle non in coste, però siccome è più difficile magari entrare, vedete, non in coste perché il punto è troppo stretto, io entro nel centro.
Però voi potete decidere come vi fa piacere. L'importante è che le mezze maglie alte vengono lavorate in questa maniera qui. Quindi io solo queste le lavoro in coste. Quindi entro e lavoro le mie 8 maglie bassissime. 2. Maglie bassissime. Adesso vedete dove abbiamo la maglia alta, iniziamo a lavorare la maglia alta, quindi 8 mezze maglie alte, scusate, mezze maglie alte, dove abbiamo la maglia bassissima e lavoriamo in maniera semplice, quindi le maglie mezze alte devono essere prese, vedete, entrambe le asole, quindi non al centro ma entrambi così e lavoriamo le 8 mezze maglie alte. Quindi andate a proseguire fino al marcapunto. Quando terminiamo, vedete le due righe dove abbiamo le mezze maglie alte sia sotto che sopra, dobbiamo iniziare di nuovo la riga dove andiamo a lavorare sulle mezze maglie alte, le maglie basse e viceversa. Quindi tutta la lavorazione della borsa sarà in questa maniera. Realizziamo, vedete, una riga di mezze maglie alte, 8 mezze maglie alte, 8 maglie bassissime. La seconda riga si ripeterà uguale, però non in coste. Vedete, qui non abbiamo fatto la costa. Per comodità, io la vado a fare solo sulla maglia bassissima perché entro più facilmente con la lana. Ma se usate un cordino o un materiale che ve lo permette, non andiamo per niente a fare le coste nella seconda riga. Nella riga dove andiamo a cambiare la lavorazione, quindi dove andiamo a lavorare le maglie bassissime sulle mezze maglie alte e le mezze maglie alte, vedete, sulle maglie bassissime, lì lavoreremo in coste. Quindi adesso vedete, io ho lavorato le due righe che non sono in coste, adesso vado a cambiare, quindi qui ho, vedete, le mezze maglie alte, io cambio la mia riga, tolgo il marcapunti e qui vado a lavorare le maglie bassissime in coste e rimetto il marcapunti. Quindi qui vado a lavorare le 8 maglie bassissime in coste e qui dove ho le maglie bassissime le mezze maglie alte. Quando ho terminato la riga, ripeto la stessa lavorazione, quindi per due righe noi lavoreremo le stesse maglie sottostanti. Alla terza riga andiamo a cambiare la lavorazione e così sarà per tutta la borsa. Vedete, la lavorazione viene in questa maniera, quindi si creano, vedete, delle onde e qui dove non realizziamo, vedete, la maglia in costa va a rientrare leggermente. Quindi andate a proseguire in questa maniera qui per tutta l'altezza della borsa. Io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora ragazzi, io ho proseguito per un totale di 34 righe, che in centimetri sono circa 25 centimetri. Allora, io sono arrivata, vedete, a dove praticamente noi andiamo a lavorare le due righe uguali. Il lavoro, come già vi ho spiegato, è due righe di 8 maglie mezze alte e 8 maglie bassissime. Quindi due righe verranno lavorate l'una sull'altra in maniera uguale. Dalla terza riga in poi cambiamo, quindi cambiamo, vedete, la lavorazione e dove abbiamo le maglie mezze alte lavoriamo le maglie bassissime e poi proseguiamo per le due righe identiche. Quindi due righe verranno fatte così e dalla terza riga cambierà praticamente la lavorazione e così si alternerà tutto il lavoro. Io, vedete, mi sono fermata qui dove ho lavorato le due righe identiche, quindi dove ho le mezze maglie alte ho lavorato le mezze maglie alte, dove avevo le 8 maglie bassissime, le 8 maglie bassissime. Adesso noi dobbiamo andare a realizzare una sola riga di lavorazione come se praticamente stessimo continuando il lavoro. Quindi vedete, io devo iniziare a lavorare dove ho le mezze maglie alte, le maglie bassissime, dove ho le maglie bassissime, le maglie mezze alte. Quindi inizio l'ultima riga a punta onda lavorando le maglie bassissime, vedete, sulle maglie alte. Quindi entro in coste, vedete, prendo solo le asoline esterne
e lavoro la prima maglia bassissima. E proseguo chiaramente lavorandone 8, quindi 2, vedete, entro al centro, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie bassissime. Adesso filo sull'uncinetto e dobbiamo lavorare 8, vedete, mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividiamo bene dove dobbiamo andare, 7 e 8 mezze maglie alte. Allora, io qui non sto lavorando in coste, vedete, adesso diciamo che non è più importante perché, come vi avevo spiegato, quando andiamo a cambiare la riga di lavorazione rispetto a quella sottostante, andiamo a lavorare in coste, mentre quando lavoriamo, vedete, le due righe uguali, quindi le maglie mezze alte sulle maglie mezze alte, le maglie bassissime sulle maglie bassissime, non lavoriamo in coste. Per le maglie bassissime ho fatto l'eccezione di lavorare sempre in coste perché lavoro con la lana ed è più comodo. Adesso noi andiamo a continuare così tutta la riga. Quindi qui vedete abbiamo le maglie mezze alte, lavoriamo le maglie bassissime, dove abbiamo le maglie bassissime e le maglie mezze alte fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo vedete negli ultimi punti da lavorare, ok? Io qui ho lavorato le maglie bassissime e qui devo lavorare le maglie mezze alte. Quindi filo sull'uncinetto, inizio. Con la prima mezza maglia alta, quindi lavoriamo la prima mezza maglia alta, poi lavoriamo la seconda mezza maglia alta, la terza mezza maglia alta e poi vedete, dobbiamo adesso iniziare a scendere perché altrimenti qui ci risulta uno scalino enorme, ma veramente enorme. Quindi ho lavorato 3 mezze maglie alte, entro nella prossima e lavoro una maglia bassa, vedete? Quindi inizio a scendere una maglia bassa, un'altra maglia bassa, un'altra ancora. Quindi 3 maglie basse e le ultime due, vedete, le lavoriamo a maglia bassissima. Una maglia bassissima, un'altra maglia bassissima, in questa maniera qui. Così vedete, la nostra borsa diventa lineare, o almeno un po' più lineare. Adesso a questo punto, dove abbiamo il marcapunti, vedete, lo togliamo. E iniziamo con la lavorazione delle maglie basse, quindi io entro all'interno e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Metto il mio marcapunti e adesso devo andare a lavorare delle righe di maglia bassa. Quindi in ogni punto, vedete, entriamo e lavoriamo semplicemente delle maglie basse in ogni punto. Sia quando abbiamo le maglie bassissime e sia quando abbiamo le maglie mezze alte, quindi maglia bassa su ogni punto, ok? Fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, al marcapunti, io non faccio altro che andare a proseguire per altre due righe. Quindi togliamo il nostro marcapunti, entriamo all'interno e lavoriamo la maglia bassa. E vado a rimettere il marcapunti. Adesso io realizzo altre due righe. Quando arriviamo al marcapunti, semplicemente lavorate la maglia bassa e lo rimettete. Vado a proseguire per altre due righe di maglie basse. Una volta vedete che ho lavorato le mie 3 righe di maglia bassa, vado a stendere il lavoro in maniera bella distesa e vado a prendere la misura dei manici. Io mi sono regolata con una misura laterale
lasciato circa 10-11 centimetri nei lati, ok? Ovviamente con la lana cercate di essere quanto più precise possibile, poi quando inserite la fodera andate a modificare, a sistemare meglio la borsa. È importante, vedete, che stendete bene la borsa in base al fondo che avete, così, in modo da prendere bene la distanza. Nel mio caso io nei lati ho lasciato, vi dico le maglie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. Quindi sul quindicesimo ho messo il mio marcapunti. Quindi 15 maglie basse di qua e metto il marcapunti. Al centro lascio circa 20 cm di apertura. Ok, queste sono più o meno le misure. Adesso io ho fatto in modo che dove c'è, vedete, il marcapunti, quello che cambia la linea, sia anche quello di dove devo andare a realizzare la catenella per i manici. Quindi adesso vedete qui io non chiudo, realizzo una catenella, tolgo il marcapunti e in quello dopo, vedete, vado a lavorare una maglia bassa. Ok? In modo che qui lo rimetto per ricordarmi. Quando andremo a chiudere la lavorazione non si vedrà assolutamente nulla. Adesso andiamo a proseguire con le maglie basse in ogni punto. Quindi in ogni punto, vedete, semplicemente andiamo a proseguire a maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo il primo marcapunti dei manici. Quando arriviamo, vedete, al marcapunti, semplicemente lo togliamo, realizziamo una catenella, saltiamo ovviamente il punto, in quello dopo lavoriamo una maglia bassa. Quindi dobbiamo lasciare ovviamente, vedete, un foro, ok? Rimettete il marcapunti se pensate di non individuare il foro dopo, però è abbastanza, vedete, semplice da vedere. E andiamo a proseguire in questa maniera qui, lavorando delle semplici maglie basse in ogni punto, fino ad arrivare all'altro marcapunti. Anche qui vedete, arriviamo dove abbiamo il marcapunti, una catenella, saltiamo questo punto, entriamo nel prossimo. E anche qui rimetto il marcapunti per facilitare la visibilità. E andiamo a proseguire a maglia bassa, vedete, in ogni punto, quindi in maniera semplice, prendendo entrambe le asole, fino ad arrivare ovviamente all'altro marcapunti. Arriviamo, vedete, nell'ultimo marcapunti dove dobbiamo realizzare il foro per i manici, una catenella, saltiamo questo punto e nel prossimo lavoriamo la maglia bassa in questa maniera qui e rimetto il marcapunti. Adesso vedete, devo arrivare dove praticamente ho il primo foro che ho realizzato. Come potete vedere, io per non confondermi, ho messo sugli altri, sui tre, lo stesso colore di marcapunti. Su quello dove io termino anche il giro, praticamente le righe, dove dovrò chiudere la lavorazione, metto un marcapunti diverso, magari vi può aiutare. Quindi adesso, semplicemente ragazzi, andiamo a proseguire a maglia bassa fino ad arrivare a questo marcapunti. Allora ragazzi, io arrivo, vedete, dove ho questo marcapunti, lo tolgo ovviamente e qui semplicemente noi dobbiamo andare all'interno, vedete, io vado all'interno e lavoro la maglia bassa. Qui ho creato, vedete, il foro, ok? Nel prossimo punto maglia bassa. Ovviamente io qui rimetto il marcapunti perché dove dovrò poi chiudere anche la lavorazione, ok? Quindi lo vado a rimettere. Ok? Allora, per farvi capire bene, il manico passerà, vedete, in questa maniera qui, attraverso questo foro. Essendo di lana, io realizzo una sola catenella perché altrimenti poi dopo si allarga troppo. E vedete, noi andremo a chiudere il nostro manico in questa maniera qui. Ovviamente potete fare anche diversamente, questa è un'opzione che si può fare con le borse di lana. Qui adesso semplicemente io vado a proseguire lavorando questa riga di maglie basse. Quando arrivo sul marcapunti, vedete,
entro il lavoro chiaramente anche la maglia bassa qui. Quindi andiamo a proseguire fino al prossimo marcapunto e vi faccio rivedere. Quando arrivo, vedete dove ho l'altra catenella, tolgo ovviamente il marcapunti, entro all'interno, così vedete, lavoro la maglia bassa e poi vado a proseguire. Qui ovviamente io non rimetto più il marcapunti perché il foro, vedete, si vede, quindi non c'è bisogno più, però se voi avete paura di non vederlo, però vedete, è abbastanza visibile. Quindi adesso andiamo a proseguire facendo la stessa cosa sui restanti due marcapunti, vedete, prima di arrivare dove chiaramente abbiamo terminato la riga. Quindi andate a proseguire fino all'ultimo marcapunti dove ci indica ovviamente la chiusura. Quando arrivo, vedete, alla fine dove ho completato la riga, qui ho, vedete, il marcapunti, entro all'interno di dove ho il marcapunti e inizio lavorando una riga di maglia bassissima, dove ho chiaramente il mio marcapunti, lo vado a rimettere. E adesso guardate, in ogni punto semplicemente realizziamo una riga di maglie bassissime, quindi una maglia bassissima in ogni punto, vedete, entro al centro della lavorazione e lavoro una maglia bassissima, così. E dobbiamo andare a fare questa lavorazione per tutta la riga fino ad arrivare al marcapunti, quindi andate tutto intorno fino al marcapunti. Quando arriviamo, vedete dove abbiamo il marcapunti, quindi abbiamo completato la nostra riga, tagliamo il filo e con un ago a punta tonda andiamo a chiudere la lavorazione. Quindi vedete, tolgo il mio marcapunti. Ho la lavorazione così, vedete, in questa maniera qui. Noi qua abbiamo anche il foro, vedete, sulla parte sottostante. Quindi io semplicemente entro nel punto dopo, in questa maniera qui, vedete, mi porto sul davanti e dietro vado a chiudere la lavorazione. Quindi vedete, con un ago, con la punta per cucire, entriamo all'interno perché così saldiamo meglio il filato, eh. Facciamo più volte in modo che non corriamo il rischio che quando laviamo la borsa ci mettiamo delle cose all'interno si sfili. E andiamo chiaramente a tagliare il nostro filo. E adesso la nostra borsa è pronta per andare ad inserire i manici. Andiamo adesso, vedete, a infilare i nostri manici. Quindi noi abbiamo realizzato i fori, vedete che sono visibili, eccoli qua, sia di qua che ovviamente che di qua. Allora iniziamo con il basso, vedete, io ho il manico con la cucitura, questa è la parte dritta, inizio dal basso, quindi vado semplicemente, guardate, ad infilare il manico all'interno e appoggio in corrispondenza dell'altro foro e semplicemente poi con la vite ovviamente apposta per i manici, posiziono la parte che va esterna, anche se non c'è una regola ovviamente. Questa è la parte, vedete, interna. Andiamo ad appoggiare e chiaramente andiamo ad avvitare. Quando abbiamo stretto bene, vedete, la nostra vite, possiamo lasciare stare e andare ad infilare l'altro. Vedete, tenete presente sempre che andiamo a fare così, in questa maniera qui. Vi faccio vedere, guardate, vedete, siamo così, dobbiamo andare così e andiamo dove abbiamo l'altro foro, ovviamente, eccolo qui. Quindi sul davanti, passiamo sul dietro e facciamo la stessissima cosa. Andiamo a posizionare la vite anche di qua. Una volta vedete che ho fissato questo manico, adesso andiamo a fissare quello di sopra. E anche quello di sopra, vedete, fisseremo la parte del dritto e la cucitura, vedete, verso l'interno della borsa. Quindi appoggiamo così e dal davanti, ovviamente, infiliamo
e dal dietro, vedete, andiamo a chiudere così. E così anche da quest'altro lato, ovviamente. In questa maniera. E andiamo a fissare le viti. A questo punto vedete la nostra borsa è terminata, io adesso andrò a foderarla, vi lascio nel box informazioni il link del tutorial per realizzare la fodera di feltro necessaria affinché la borsa si mantenga su rigida. Inoltre vi esorto a iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche Rosa Parlato YouTube in modo da farmi vedere i vostri lavori. Inoltre vi saluto e vi rimando a uno dei miei tutorial.